Allora, vedete questo lago meraviglioso, il Golfo, al di là di quel ponte diga, ridossato sulla sinistra, Mendrisio. Siamo infatti davanti al lago di Lugano e qui, soprattutto a Mendrisio, ma su queste sponde, nasce e opera un grandissimo architetto contemporaneo, mondiale, però che qui ha le sue radici, che è Mario Botta. E di Mario Botta, questo libro veramente, veramente interessante, Abitare, conversazioni e scritti di architettura in cui medita sul senso del progetto, in particolare modo sul senso del suo progetto. E sono significative, per esempio, tutte le riflessioni e anche gli esempi che qua vengono mostrati di architettura del sacro. Misurarsi, nel luogo dello spirito, o più banalmente, costruire una chiesa. Beh, dopo 2000 anni di cristianesimo non è una banalità. E questo architetto ha il coraggio e l'intelligenza di cimentarsi con grande originalità nel rispetto della tradizione, e anche questo non è roba da poco. E per chiudere, una sorta di icona, potrei dire un'epigrafe trattandosi di parole, ma che è diventato un marchio, ed è questa sua frase per cui il lavoro dell'architetto, della progettazione, è volto a trasformare una condizione di natura in una condizione di cultura. Leggetelo.